Benvenuti cari amici alla 550esima conferenza di formazione militante a cura della comunità politica ed umana della CAP, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Prima di iniziare alcuni avvisi, a seguire dopo questa conferenza ci sarà, a Dio piacendo, una conferenza di Orazio Maria Agnerre dedicata ad Onoso Cortés e l'eclisse della legittimità. Invece, ora, molto volentieri, cederò la parola al dottor Silvio Andreucci, che anche oggi con la sua consueta perizia e con lo spirito di amicizia che contraddistingue la sua presenza qui all'Università Cattolica ci tiene una conferenza. Volevo anche complimentare, perché lo vedo tra il pubblico, l'amico Lorenzo Nicola Roselli che ha discusso la sua tesi di laurea su Taparelli d'Azeglio e il giorno 18 verrà proclamato dottore triennale in filosofia. E vi preannuncio che penso nella terza decade di luglio faremo una conferenza dedicata alla sua tesi di laurea. Ora passiamo alla conferenza di oggi, la 550esima, abbiamo completato la metà del centinaio. Ricordo che molto volentieri che la 500esima avvenne proprio l'anno scorso, il 12 luglio, era il famoso dibattito tra Lorenzo Roselli e Mattia Spaggiari sul 800 versus 900, una cosa memorabile. Oggi invece passiamo a parlare di qualcosa di molto novecentesco, ovvero la suggestione dell'antimoderno in Pierpaolo Pasolini. Faccio solo una premessa prima di cedere la parola all'amico dottor Silvio Andreucci. Pierpaolo Pasolini è una figura discussa, discutibile, che ha avuto sicuramente degli aspetti deteriori, ampiamente deteriori, sia nella vita che nella sua produzione magari cinematografica e anche letteraria in alcuni casi. Ma noi oggi rivendichiamo il diritto di poter parlare di lui su un aspetto che riteniamo essere essenziale e importante anche per la nostra battaglia politica e culturale. Quindi non si magnifica necessariamente un autore perché si parla di alcuni aspetti del suo pensiero che riteniamo importanti e anche fertili. E vorrei dire che chiunque ritenesse il contrario avrò il piacere di prenderlo a calci nel sedere. Ora, molto volentieri, cedo la parola all'amico dottor Silvio Andreucci, che ci parlerà appunto delle suggestioni dell'antimoderno in Pierpaolo Pasolini. Buon pomeriggio, innanzitutto. Ecco, innanzitutto è assolutamente condivisibile il livore di Pier. Ma non è un livore contro Pasolini in questo caso, è un altro tipo di livore. Prego, prego. Certo, a buon intenditore poche parole. Esatto. Perché se si cominciano a creare dei compartimenti stagni, dopo c'è il rischio di scivolare nel settarismo e questo è assolutamente controproducente. Fatta questa breve premessa, la conferenza di oggi è dedicata a un tema ben preciso, la suggestione dell'antimoderno in Pierpaolo Pasolini. Ecco, Pierpaolo Pasolini fu in qualche modo un genio multiforme, fu poeta, drammaturgo, scrittore e giornalista. Egli, tra i migliori intellettuali del XX secolo, contribuì con apporti significativi anche altresì nel campo della pittura e del romanzo, ma anche della ricerca linguistica. Si segnalò altresì per la sua instancabile difesa dei dialetti e degli idiomi locali, che durante il periodo fascista sarebbero stati sacrificati in nome dell'affermazione dell'italiano come esclusiva lingua nazionale. Non sarebbe, considerato il carattere polimorfo, complesso ed eclettico della concezione di Pierpaolo Pasolini, non vi sarebbe approccio più superficiale e semplificatorio che ascriverlo nella cerchia culturale di sinistra o altrettanto unilateralmente in quella di destra. La sua originaria formazione senza dubbio fu marxista e gramsciana, risentì notevolmente dell'influsso della scuola di Francoforte e in qualche misura della concezione del filosofo ungherese marxista George Lucas. Gramsci fu fondamentale per la formazione ideologica del poeta friulano ai fini dell'epurazione del marxismo, diciamo, da scorie scientiste o positiviste, per l'affermazione della eminente importanza delle idee e della cultura e soprattutto la lotta contro l'analfabetismo fu un tema cardine,
sia in Gramsci che in Pierpaolo Pasolini. Tutto questo anche ai fini dell'emancipazione del proletariato, naturalmente. La cultura aveva per Pierpaolo Pasolini una funzione eminente ai fini del riscatto nazionale e non poteva certo essere concepita come mero riflesso e epifenomeno soprastrutturale dei meccanismi dell'economia. Valorizzazione dunque dei fenomeni soprastrutturali e culturali contro una visione marxista puramente materialista o determinista. Dalla scuola di Francoforte, ad esempio, da Adorno e da Horkheimer, Pierpaolo Pasolini recepì l'istanza di sottoporre a critica il pantecnicismo livellatore omologante, nonché la cieca fiducia nelle macchine, nell'industrialismo, nell'efficientismo e nel progressismo, altra cosa dall'idea di progresso, naturalmente. Del progressismo, quel progressismo miope che nella moltiplicazione dei mezzi dimentica i fini e non pone più il problema del senso. Con la sua critica alla tecnica, all'industrialismo, Pierpaolo Pasolini, al pari della scuola di Francoforte, si appropria in realtà di un motivo originario del tradizionalismo cattolico ottocentesco. Ora deluciderò costantemente in questo rapporto come purtroppo Pierpaolo Pasolini non sarebbe mai riuscito a dare una valenza etica né un'impalcatura permeata di pensiero forte alla sua critica al progressismo. La sua visione quindi sarebbe costantemente rimasta prigioniera del secolarismo e del sociologismo. Nostalgia del sacro e nostalgia del premoderno, ma nessuna consistenza o fondamento metafisico nell'opera di Pierpaolo Pasolini. Nell'opera dell'intellettuale friulano vi sarà costantemente il primato della sociologia sull'etica, infatti. Inoltre, la sua apologia della psicanalisi, indebitamente elevata dai metrapensieri postmoderni a regime delle scienze, fu un altro limite della concezione di Pierpaolo Pasolini. Ha ragione, infine, Augusto Del Noce, la cui analisi del 68 come fenomeno segnatamente borghese collima con quella del poeta friulano. Augusto Del Noce ebbe comunque a definire Pierpaolo Pasolini un ribelle incompiuto, tra virgolette. Anche perché alla fine Pierpaolo Pasolini non difese una metafisica. Come difendere la dignità della psicanalisi in nome della battaglia contro ogni forma di bigottismo, di repressione moralistica, di conformismo ipocrita e al contempo difendere o rimpiangere altrove nostalgicamente la genuinità e morigeratezza di un mondo contadino che la modernità e l'industrialismo hanno vieppiù contribuito a distruggere? È uno, diciamo, tra virgolette, degli ossimori che comunque si presentano costantemente nell'opera di Pierpaolo Pasolini. Il neocapitalismo ha distrutto il cattolicesimo, ha paganizzato la festa del Natale, che appunto per Pierpaolo Pasolini non sarebbe più una festa cattolica, ma una baldoria neopagana. Questo Pierpaolo Pasolini lo ha denunciato molto giustamente. Eppure la psicanalisi, nonché la miscela Marx-Freud, che altrove Pierpaolo Pasolini vuole difendere, vuole tutelare, miscela Marx-Freud che ha catalizzato la rivoluzione dei costumi del 68, da lui tanto stigmatizzata, sono proprio quelle forme culturali che hanno contribuito alla realizzazione dell'uomo borghese allo stato puro. Io consumo, dunque esisto. Proprio quello che Pierpaolo Pasolini, come ho detto, denuncia.
consumatore maiale eternamente insoddisfatto, che costituisce l'ombelicus di un Occidente sradicato e disperato di senso. Potremmo definirlo, in senso lato, neopagano questo Homo Ludens contemporaneo, ma in senso veramente lato, perché comunque le civiltà pagane classiche erano gloriose e incommensurabili rispetto alla dozzinalità dell'Homo Ludens contemporaneo. Dunque una costante contraddizione si presenta nell'opera di Paolo Pasolini, una sorta di schizofrenia ideologica, sono proprio costanti della sua impostazione come intellettuale, come drammaturgo dibattuto. Era Pierpaolo Pasolini in qualche modo da una doppia estasi, ora verso la pura disinibizione e libertarismo, l'altra verso l'aneddito, alla tradizione e alla morigeratezza del premoderno. Riporto ora, che ne vale la pena, questo passo del poeta friulano. È un pazzo permeato di profondo e amaro pessimismo sulle sorti dell'Italia del secondo dopoguerra. L'Italia di oggi è distrutta, esattamente come quella del 1945. Anzi, certamente, la distruzione è ancora più grave, perché non ci troviamo più tra marcerie pur strazianti di cose e monumenti, ma ci troviamo tra macerie di valori. Valori umanistici e, quel che più importa, valori popolari. Non temete la sacralità e i sentimenti di cui il consumismo ci ha privato, trasformandoci in bruti e stupidi automi adoratori di feticci. Si tratta di passi che ha riportato anche Marcello Veneziali nell'ampio profilo a lui dedicato nell'opera Antinovecento, edita per Leonardo. Secondo Pierpaolo Pasolini, al fascismo storico che aveva abusato e strumentalizzato valori quali Dio, patria, famiglia, si sarebbe succeduto nel dopoguerra un'altra forma di fascismo, forse peggiore, un fascismo della dissoluzione, quella dissoluzione operata dal laicismo consumista che trova insuperabile espressione politica nel Partito della Democrazia Cristiana, partito emblema della corruzione, della dissoluzione morale, nemico del popolo, estraneo al popolo, responsabile di una grave e progressiva sperequazione, la DC, tra paese reale e paese ideale. La temperie post-fascista non avrebbe dunque affatto riaffermato Dio, patria, famiglia. Proprio nell'Italia contemporanea questi valori sono irrisi, oltraggiati. Di essi non rimangono che detriti, macerie, gusci vuoti. Per Paolo Pasolini è critico il nome dell'antifascismo, quindi di una certa versione dell'antifascismo, precisamente dell'equazione antifascismo-permissivismo. Precisamente egli stigmatizza lo stereotipo del contestatore hippie sessantottino che si atteggia ad anticapitalista nella bambagia del capitalismo, indolente o nulla facente, impotente ed estraneo, lui sinistroso radical chic, a comprendere le istanze della classe operaia. Si atteggia, il contestatore hippie, ad autoparlante di una ribellione senza causa. Altro imperativo categorico formale e vacuo, essa non ha se non il vietato vietare. I padri, verso cui i figli si ribellano durante il 68,
talvolta ostentavano un conformistico ossequio ai valori, questo è vero. Ma i figli stessi, con la loro rivolta che sostituisce l'ideale della rivoluzione, realizzano in realtà, secondo Pierpaolo Pasolini, un conformismo a rovescio rispetto al conformismo moralista dei padri. Ma quali sono i caratteri di questo neoconformismo degli hippie? La pura disinibizione degli istinti, delle pulsioni, una sacrilega volontà di dissacrazione, la lotta contro il puritanesimo e contro la tradizione. La rivolta senza causa e priva di fini o contenuti ideali si cangerà a breve termine in una dissoluzione reazionaria, una volta che la materia delle negazioni verrà meno. Sovversione autoreferenziale, quella sessantottina, di natura ben più stirneriana e neosadista che non marxista o maoista o sorelliana, se vogliamo. Nulla di più lontano. Che se la lacrima di un operaio sfruttato e vessato pesa più di tutta la terra, i proclami pseudo-rivoluzionari di un contestatore bambagiato pesano meno del vento. Tanto di cappello da parte di Pierpaolo Pasolini al poliziotto che crede ancora nel valore sacro di una parola, il dovere, nel valore sacro del servizio alla patria per un magro stipendio alla fine mese. Assoluto disprezzo da parte di Pierpaolo Pasolini per i contestatori hippie che sbeffeggiano con snobismo becero i puritani superstiti, coloro che ancora credono in un'autorità di valori. Questo è, tra virgolette, molte virgolette, Pasolini di destra che piace a parte del mondo cattolico. Sappiamo che ad esempio c'è stato un parziale sodalizio tra Pierpaolo Pasolini e il Movimento di Comunione Liberazione. Questi cattolici ammiratori Pasolini hanno più che altro potuto trarre spunto dalle suggestioni del sacro presente in un intellettuale pur non praticante, ma comunque costantemente critico della temperie neocapitalista, che del cristianesimo rappresenta la più compiuta antitesi. E le analisi del poeta e cinematografo friulano collimano con quelle di Michele Federico Sciacca, di un Marcello Veneziani, di un Augusto Del Noce, almeno per quanto riguarda la pars destruens di feroce requisitoria sulla civiltà consumista, ma non altrettanto per quanto riguarda la pars construens. Perché? Perché, come ho già accennato all'inizio della conferenza, poc'anzi, Pierpaolo Pasolini non difende alla fine una metafisica a fondamento della sua concezione. Comunque c'è da dire che sin dal 1968 Pierpaolo Pasolini aveva bozzato il progetto di un film su San Paolo, ma l'aveva poi abbandonato, non ave mai l'aveva abbandonato, anzi vi era tornato sopra nel 1974, ovvero l'anno prima della morte. Non andò poi in monovisione a causa degli elevati costi di produzione che avevano allora scoraggiato le cause produttrici. Inoltre il soggetto era un po' troppo rischioso. Con Pierpaolo Pasolini, San Paolo torna di attualità, torna attuale nella misura in cui l'Apostolo di Cristo si rivolge alla nostra società abbracciandola, amandola, piangendola, criticandola, talora minacciandola. Il nostro intellettuale si trova chiamato in causa a condurre contro la società del suo tempo una battaglia in fondo non granché differente da quella condotta a suo tempo dall'Apostolo San Paolo, contro il conformismo. Dirò meglio, trattasi di requisitoria contro due conformismi uguali e opposti. Il conformismo ipocrita borghese dei ben pensati.